Buon pomeriggio Giorgia, innanzitutto ciao. Ben ritrovata, è un piacere ritrovarti dopo l'intervista che abbiamo fatto per il primo incarico. Sì, un po' di anni fa. Sì. E a questo proposito appunto ci ritroviamo dopo il primo incarico, dopo un film dedicato ad una donna forte, anche in questo caso ne troviamo due donne forti. Sì, sì. E ci vuoi raccontare un po' la genesi di questo film, visto che sei appunto autrice di soggetto sceneggiatura? Sì, insieme a Pierpaolo Pirone. Sì. Guarda, siamo proprio partiti dal sentimento del film, dal fatto che volevamo trovare un modo, una strada per riconciliarci con un senso dell'esistenza che ci sembrava, mi sembra, troppo smarrito. Così nella nostra, anche superbia se vuoi, o comunque sforzo di controllare le nostre vite, di farne qualcosa di significativo, però perdendo a volte il contatto con l'essenza vera, che per assurdo credo che sia un'esperienza che molti hanno vissuto, no? Anche drammaticamente in questo periodo, no? Di riposizionare i valori, i desideri, più che altro i desideri, e quindi è veramente un viaggio di questa donna interpretata da Claudia, nello scoprire se stessa bisogni profondi, non dettati dal ruolo che bisogna avere nella società, e questo grazie invece paradossalmente alla sua acerrima rivale in questa che è una commedia, un duello, che è una anziana governante che avrebbe invece all'apparenza l'esistenza meno invidiabile che si possa immaginare, e che invece, insomma, poi vedrete vedendo il film, escono fuori molte cose imprevedibili proprio da questa vita che appunto all'apparenza potrebbe sembrare fatta di niente di importante. Ecco, andare a frugare in quel vastissimo territorio dove abbiamo messo tutte le cose che non ci sembravano importanti, magari scoprire che sono quelle essenziali. Al centro del film c'è anche la casa, l'oggetto della diatriba, sì, alla fine. Sì, sì, sì. È particolare l'arredamento di quella casa, sembra molto curato, sembra veramente intimo, vissuto. Voglio ricordare la scenografa, questa sì. Marianna Civeres, grande, è stato molto bello collaborare con una donna che ha fatto anche un film come regista, insomma è stato interessante. E però è vero che era importantissimo trovarla nelle sue caratteristiche fondamentali, era forse la cosa che mi preoccupava di più, come sempre poi nel Salento si trova tutto ciò che l'immaginazione può produrre, sì, è così quella casa, doveva comunicare proprio quelle sensazioni di vissuto, ma non di particolare lusso, ricchezza, ma qualcosa di un'intimità un po' struggente, di vecchie cose non polverose, ma molto vive. Senti, se volessi, parliamo delle due protagoniste, se volessi descriverle in poche parole, entrambe, sia nei loro personaggi, sia poi nelle loro interpretazioni, cosa diresti? Guarda, io mi considero veramente molto fortunata come regista, questo film per le interpretazioni, non solo dei due personaggi femminili, ma anche dei personaggi maschili, perché era molto importante che su questa giostra tutto risuonasse vero, vivo, un po' imprevedibile, con quella anche casualità per misteriosamente però che poi che ha la vita a volte, no? Che però poi arriva a svelare delle cose, e per ottenere questa cosa abbiamo riscritto tutte le scene, poco prima del momento delle riprese, per cui veramente mi servivano interpreti
generosissime, molto professionali, di grande talento e mi hanno fatto un dono meraviglioso. Rispetto ai loro personaggi, entrambe, sia Lucia che Claudia, hanno avuto un bel, secondo me, un margine per mettere del loro e si sono poi si sono somigliate molto le loro personaggi, o forse era già per un po' prima, forse questo è il lavoro che fa un'attrice più segretamente, ma anch'io, diciamo, le ho conosciute meglio lavorando con Claudio e Ada, e vabbè, Ada è una conosciutissima donna, anche con dei capricci, con delle, che non si arrende mai, con delle fragilità interiori come tutti, con una grande vitalità, e forse in un certo senso potrei dire la stessa cosa di Irene, che è un personaggio che mi è molto a cuore, perché è una donna forte, realizzata, che fa fatica, che stringe i denti, che affronta tutto con molta determinazione, e però è scavata dentro da un dubbio, è scavata dentro. Questa cosa, invece di indebolirla, in realtà la rende più complessa e per me più interessante. Lo trovo molto femminile questa cosa. Va bene, ricordiamo che il film esce il 30 settembre, sì. È un film importante sia per, appunto, per il ritorno al cinema, sia per diciamo, la valorizzazione dei personaggi, dei ruoli femminili. Guarda, io spero che piaccia, che arrivi al pubblico, è molto diretto anche, abbiamo molto cercato anche una semplicità proprio nel sentimento del film. Poi sono due ragazzi, cioè sono tante cose, accadono tante cose in questi pochi giorni, ma sì, io era come per noi, per me, per Paolo Pirone, con cui ho scritto il soggetto della sceneggiatura, era come voler raccontare direttamente agli spettatori e alle spettatrici questa cosa qui, averli, per riconciliarci, ecco, con la possibilità di essere felici nonostante tutto. Va bene, grazie mille. Grazie a te.